Allora, è il momento della Xbox One contro PlayStation 4. Ho 4.5. Oh PlayStation 4 Neo, Xbox One mio. Slim e Scorpio. Mi sfonderà la mia di Matrix e mi terrà una pedata a 4K. E poi mi Allora, spacco si inceppa e muore. iniziamo dal primo presupposto. Questo teoricamente non dovrebbe essere un commento da console war. Partiamo da questo presupposto. Nel senso, a me Xbox One, PlayStation 4, PC, Wii, Nintendo non mi interessano. Basta che mi diverto. Aspetta che ti stanno scrivendo qualcosa. Christian fa buonanotte ragazzi. Ciao Christian. Buonanotte Christian. Joel fa Xbox. C'è davvero chi gioca a PS4? Grazie Joel. Io. Giulia ti fa vado ragazzi baci. Ciao Giulia. Alex scrive notte a chi va. Joel dice buonanotte Giulia, Christian ha preso parte della conversazione, questo non è necessario, smettila di farmi sollecita! Io non ho Xbox One né PlayStation 4, ho solo il mio amatissimo PC. Bravo, sei meglio. Dicevamo, cercavo almeno di dire, questo teoricamente non dovrebbe essere un console war PC, Xbox, PlayStation, Nintendo, ma semplicemente una riflessione in merito. Io ho giocato e gioco da anni, ho iniziato quando le console, diciamo, erano agli albori, il famoso NES, il Famicom, o prima ancora i televisori con il famoso Pong, taun, taun, assurdo. Assurdo soprattutto perché giocavo da solo, perché agli inizi la versione che avevo io era soltanto due giocatori. Tanto niente è meglio del Game Boy? Vabbè. Io l'ho avuto praticamente ora, il Game Boy per via di Kingdom Hearts Chain of Memories, però vabbè. Dettagli. Comunque, non è, la console migliore è quella con cui ti diverti, tecnicamente. Il PC potrà essere superiore graficamente, se della grafica te ne può fregare niente. Diciamo così, se sei un patito, ti va bene spendere un pacco di soldi per avere 4K 60 fps dell'ultimo Tetris, sono fatti tua. Non per questo un PC sia meglio di una console. Sostanzialmente i PC saranno meglio graficamente se hai molti soldi da spendere per poterli tenere dietro. Se ti Hai va molti di soldi per comprare costantemente il PC più aggiornato, te lo monti e te lo aggiorni costantemente. ti Non è va un di fottio di uscire soldi. ti va di uscire pazzo con il sistema operativo che si impalla e tutti i suoi vari problemi con le installazioni, disinstallazioni, virus e simili. È anche vero che c'è chi mi risponde banalmente, naturalmente non parlerò di pirateria perché per me è uno sbaglio, sotto molti aspetti. Su PC non paghi l'online, sulla Xbox paghi l'online, sulla PlayStation paghi caro l'online che funziona male e simili. Su Nintendo l'online non c'è praticamente, No, c'è. ma a che serve? Qualche cosa c'è. Sulla Nintendo 3DS hanno fatto un gioco di Link, per esempio, che sfrutta l'online per poter giocare. Non ho mai giocato a giochi online della Nintendo, però a quanto pare c'è. Mi sa tanto che sarà il classico online embrionale, molto limitato, non lo so. Alex dice: il mio computer credo che ormai sia lui stesso un virus. Boh. Comunque, tutto da cosa nasce? Nasce 3 anni fa, praticamente, quando Microsoft, sull'onda della Xbox 360 e del suo successo, successo che molte persone non riconoscono, considerando la PlayStation 3 nettamente superiore. All'epoca lo era, ora invece le cose sembrano un po' ribaltate perché la Xbox ha capito gli errori che ha fatto un po' con la 360 e
Ha migliorato parecchio la sua console. La Microsoft iniziò un percorso con la Xbox Original, il percorso dell'online e del gioco multi-console, una cosa che cercò di prendere la Sony con il PSN Live sulla PlayStation 2, che apparentemente non funzionava, Sulla che PlayStation 2 non c'era PlayStation Live. c'era e come? Era legato al MAC address Ah, quel pezzo aggiuntivo che tu del pezzo aggiuntivi montavi. per avere il Ah, modem e la scheda Ethernet. sì, era un casino. Era un grosso E casino, non costava. funzionava totalmente. Per quel poco che potevi fare, era tanto valeva non farlo. Vabbè, non c'erano neanche molti giochi della PlayStation 2 che sfruttavano questa cosa. C'era solamente Final Fantasy XI e se non ricordo male, un Metal Gear che aveva un qualcosa legato all'online. Però è stato poco sfruttato, tanto infatti che era un Non pezzo ne parlerò inutile. molto perché non ne conosco molto di quello, però posso dirvi che per esempio l'Xbox Original aveva il proprio LAN party che funzionava. Dal LAN party nacque il primo Xbox Live e iniziò a fare esperienza. Questa esperienza crebbe tantissimo con l'Xbox 360 e creò un live molto molto grosso e potente. Sistema che con la PlayStation 3 Sony cercò di copiare, ma che non riuscì mai ad avere quella stessa potenzialità, quelle stesse capacità, quegli stessi utenti e funzionamenti, benché avesse un grossissimo parco utenti che gli permettesse di poterlo sfruttare, crescere, vendere e simili. C'è Alex che dice: già mi ricordo i miei amici con la PlayStation 2 che scleravano perché il PSN non andava. Già. Perché quelli che hanno la PlayStation 3 e la PlayStation 4 cosa fanno adesso? Allora, PlayStation 3 aveva i suoi problemi, ma non erano così tanto gravi. Poi, considerando anche che l'online non si pagava, quindi insomma, per i servizi che dava andava bene. Ora, Poi purtroppo la PlayStation 4 hanno per quanto preso il riguarda la PSN e PlayStation 4, ha costantemente problemi, nonostante l'online sia totalmente a pagamento e ormai quella specie di abbonamento PlayStation Plus, che sulla PlayStation 3 era una cosa opzionale, ora PlayStation Plus su PlayStation 4 è praticamente obbligatorio se vuoi giocare online. In più, i giochi che tu acquistavi sulla 3 usando PlayStation Plus o usando normalmente la PlayStation così store o quello che era, li avevi costantemente, cioè li compravi, te li regalavano ed erano lì. Ora sta invece, parlando di quelli gratuiti, naturalmente, non sta parlando. esattamente, mentre quelli della PlayStation 4 sono gratuiti, ma tra virgolette, perché se tu ti fai PlayStation Plus e magari ti girano le balle, come è successo a molti, che non funziona, i giochi che danno gratis sono delle patacche incredibili o sono le più scadenti possibili, e raramente ti mettono un gioco AAA o quello che è, poi quando tu ti rompi le scatole e annulli l'abbonamento, quei bei giochini gratuiti che tu ti eri tranquillamente scaricato sulla PlayStation 4 vanno a fanculo, tra virgolette, perché ti rimane la bellissima icona, però quando tu la vai a cliccare dici non ci puoi giocare perché non c'è più l'abbonamento a Plus, quindi regalato, ma proprio una ghiatona perché è prestato, non è regalato. Mentre a quanto pare invece per quelli della Xbox One i giochi gratuiti sono regalati, ma veramente regalati, perché se tu magari non fai più l'abbonamento, ma ci puoi giocare, quei giochi restano a te. Alt, attenzione, sempre se non è un gioco on demand, i giochi on demand devi avere Là l'abbonamento. invece deve avere l'abbonamento per qualsiasi cosa, anche per la minchiatina, qual era? Deve avere Sempre l'abbonamento. in italiano, possibilmente. Per la cavolata che tu ti prendi, devi avere comunque l'abbonamento. Anche più scadente il giochino, anche i Tetris, se te lo danno lì, tu devi avere l'abbonamento poi per poterlo giocare. Se no, Tutto cavolo. questo per dire che la Xbox 360 fece la sua fortuna molto sulla questione del live, che funzionava, aveva i propri server, aveva la propria esperienza cresciuta e soprattutto oramai consolidata. La PlayStation 3 cercò di averlo pure lei, però gli utenti non riuscivano ad andare avanti. Nacque poi il progetto successivo, Longhorn. Chi si ricorda questa grossa parolaccia? Doveva essere Windows 7.
successivamente Windows 8, successivamente Xbox One. Xbox One, la next gen di Microsoft, doveva essere il dio sceso in terra delle console. Se Microsoft non avesse fatto la cavolata di mettersi d'accordo con la Sony, più o meno, o meglio, si dissero quello che volevano fare. Tanto che Microsoft al suo debutto parlò di quello che la Sony era solita paventare da anni. Odiamo i giochi di seconda mano, dobbiamo obbligare gli utenti ad avere sempre giochi nuovi, non poter scambiare con amico. Poi, oltre a questo, c'era il discorso che loro, cosa volevano? Ah, volevano combattere la grossa pirateria che influenzava parecchio il mercato della PlayStation con un obbligo, di controllo online del gioco. In pratica metti il gioco viene controllato online che sia originale e ogni volta ti fanno il controllo su quel gioco. Quindi se tu non hai l'online, il gioco tecnicamente non parte. Praticamente Xbox e PlayStation dovevano avere un hardware praticamente uguale e un ragionamento di funzionamento praticamente uguale. Microsoft puntava sul Kinect e sul multitasking per poter essere una console più interessante, mentre la Sony sul suo marchio Sony. Microsoft presentò queste restrizioni di DRM. Joelle ti manda la buonanotte. Buonanotte, Notte. Joel. Microsoft presentò sostanzialmente le restrizioni di DRM che doveva avere anche la Sony, e praticamente scoppiò il putiferio. La Sony si ritirò indietro dicendo: vedete, noi non lo facciamo, potete continuare a prestarvi giochi. No, no, non ci sono Sì, problemi. infatti è famosissima quella scena di quelli della Sony che si scambiavano i giochi si scambieranno sulla PlayStation 4 così, e si scambiavano il gioco mano con la mano e basta. Proprio perché la Sony pensò bene di lanciare la PlayStation 4 non come una console di next gen, di nuova generazione, ma come una console fatta esclusivamente per essere giusto un poco più potente della Xbox One, quanto basta per dire siamo più potenti a livello di marketing alla fine, ma soprattutto come una console di marchio e basta. Nel senso, doveva vendere perché era Sony PlayStation 4, non perché era una console che valesse quel marchio. Allora, inizialmente la PlayStation 4 è stata presentata come una vera e propria console veramente potente con tutte le caratteristiche proprio molto molto elevate rispetto all'Xbox One. Però poi successivamente quella che è stata effettivamente mandata in commercio è stata una PlayStation 4 nettamente depotenziata rispetto a quella che infatti avevano proposto. Si allineava alle caratteristiche della Xbox One. Cioè, era sì e no poco più potente dell'Xbox One, perché aveva la capacità di andare in full HD, quindi a 1080p, i giochi, Beh, cosa che quello per lì il anche mo. l'Xbox One aveva qualche G, no, qualche gigahertz, qualche megahertz in più, monta delle RAM più prestazionali, ma non ha un SD RAM. Ha alcune caratteristiche più potenti, che però vengono a loro volta riprese da Microsoft con altri sotterfugi, come per esempio la memoria SD-RAM che gli permette di avere una banda passante più elevata e che gli permette di comunicare scheda grafica con processore a una velocità superiore, mentre la memoria RAM, che è più lenta, viene utilizzata come storage delle informazioni. Cosa che invece non puoi fare con la PlayStation 4, in quanto ha un unico blocco di memoria veloce che viene utilizzato o dal processore o dalla CPU, della GPU. Allora, paradossalmente, la PlayStation 4, queste prestazioni alte che dice i 60 Frame al frame al secondo. secondo, la risoluzione a 1080p, li può fare, però su quali giochi? Quelli nativi della PlayStation 4, qualunque gioco tu prendi della PlayStation 4, fino ad ora nessuno riesce a reggere questi 60 fotogrammi al secondo e la risoluzione in full HD pieno non la raggiunge nessuno. Tranne dei giochi remastered delle vecchie console PlayStation 3.
Se tu prendi i vecchi giochi della PlayStation 3 che sono stati riportati sulla PlayStation 4, tutti quelli girano a 60 frame al secondo alla risoluzione 1080. Perché? Perché sono dei vecchi giochi e hanno quelle limitazioni che vengono sparate alla grande. Però che cos'è? Che quei giochi, ovviamente, che hanno delle leggere modifiche, sì, si vedono belli puliti, perfetti, con i fiocherellini, sbrilluccichi vari, però comunque mantengono quella grafica. Poi non parliamo anche dei giochi, quelli della PlayStation 2, riportati sulla PlayStation 4, che là proprio, vabbè. Sì, vabbè, la PlayStation però 4 è famosa per essere un continuo remastered di remastered, certo, di remastered, perché, anzi, di giochi nuovi. Perché la Xbox One, tu i vecchi giochi te li puoi giocare ugualmente. Hanno fatto questa fantastica cosa meravigliosa. Senza doverli ricomprare. La PlayStation 4, invece, ha i suoi fantastici remaster, che sono carini in sé perché comunque delle migliorie li fanno. Però hanno fatto anche la fantastica retrocompatibilità del cavolo con i vecchi giochi della PlayStation 2, che te li devi comprare tutti. È semplicemente un emulatore montato sulla PlayStation 4 che ti fa girare quei giochi. Punto. La versione digitale ricomprata, perché se ce li hai fisici ti attacchi. Esatto. Quindi di conseguenza non ti hanno fatto un cavolo, è una presa per il culo. Finalmente la PlayStation 4 avrà la retrocompatibilità di sto cavolo. Perché non c'è? Siamo di sto cavolo, di sto cavolo. Perché non c'è? Effettivamente non c'è. È semplicemente un emulatore che tu ti puoi mettere anche sulla sul computer e anzi te li fa girare decisamente molto meglio. E invece la Xbox invece l'ha fatto davvero. L'ha fatto davvero. Non puoi mettere il tuo CD, quello della vecchia Xbox. Sì, però, lo puoi mettere. Cioè, lo puoi mettere, però, nel senso che lui scarica poi il formato quello giusto del gioco dall'online, te lo scarica, te lo mette là sull'Xbox e te lo giochi, mentre io se ci picco il gioco della PlayStation 2 nella PlayStation 4 me lo rispara in faccia e mi uccide, punto. Perché te lo fa come frisbee, ma che cosa mi hai messo? Quindi già è tanto che ci hanno messo la cosa, la possibilità di leggere i CD musicali, cosa che prima non neanche le leggeva. Se gli mettevo un disco di CD musicale, lui faceva: che cosa mi hai messo? Via. Se tu ci metti invece ora glielo metti, te lo leggi, ti ascolti la musica sulla PlayStation 4. Oh, che cosa meravigliosa, ma che se ne frega. Poi ora puoi leggerti la memoria esterna fino a 32 giga. E se tu ci metti quella da 50 giga o già da 40 giga, lui fa: e che caspiera le mie messo? Ma che cos'è questa cosa aliena? Invece io vedo lui che ci mette quello da 1 terabyte, 2 terabyte ficcato nell'Xbox e si fa: ah, che meraviglia! Io invece faccio quello e mi faccio: ah, sto cavolo, non mi legge un cavolo, non mi legge i formati, non mi legge niente. Io tanto vale che me lo collego nel mio televisore e me lo legge. Il mio televisore mi legge quella cosa da 1 terabyte. La mia PlayStation 4 ultra protetente, e poi alla fine non mi legge un cavolo. Vai Elia, pensa a questo. Adesso arriverà la PlayStation 4 mio. Sì, che almeno sicuramente mi leggerà Matrix, perché mi esce mio lì che mi fa: oh, ciao, sono in full HD, papamba. E che è? In 4K, mi tira una cosa stop motion così a 4K. E via, siamo sempre rated. Un pugno, infatti, mi tira un pugno in 4K. Sarò felice, ma non me lo comprerò mai, perché è una grandissima presa per il culo. Perché la PlayStation mio 4K tecnicamente doveva essere la famosa PlayStation 4 che doveva uscire in precedenza, solo che te la stanno mettendo ora perché la Xbox sta progettando di mettere una Xbox più potente. Aspetta, non cambiamo le carte in tavola, che la PlayStation 4 Scorpio è venuta fuori dopo la mio. La PlayStation 4 Scorpion? Sì, quella che verrà presentata nel 2017. La Xbox Scorpion? Sì. Tu hai detto la PlayStation 4 Scorpion. Scusa. Dunque, calma. La Neo semplicemente è stata portata avanti per un semplice motivo. La Microsoft ha cercato ed è riuscita in buona parte a tagliare il gap PlayStation 4 Xbox One
facendo capire ai programmatori l'effettivo utilizzo dell'hardware della Xbox One, rilasciando i vari SDK fino a quando non ha rilasciato l'ultimo SDK e l'ultima versione del sistema operativo con Windows 10 integrata al computer, con tutte le varie funzioni che chi è preview può vedere, che la PlayStation non ha messo. Queste funzioni permettono di utilizzare giochi anche a 1080p, 60 frame al secondo pure, magari non proprio 60, magari non sempre 1080p, ma ti permette di utilizzare giochi ad alta risoluzione, a ottima velocità, che normalmente avresti solo sulla PlayStation 4. Questo si vede con giochi di buon calibro. O Quantum Break e simili si notano benissimo. Come si è sempre notato, una cosa molto palese. Sulla PlayStation 4 c'è sempre stato l'obbligo per i programmatori a programmare sempre a 1080p, anche a discapito della qualità del gioco. Infatti sono eclatanti esempi come Evolve, dove sulla Xbox One girava a 900p, a 720p in certi casi, ma c'erano anche le ombre. Mentre su PlayStation alcune ombre non esistevano e molti Alleggerivano effetti. praticamente tutti gli effetti. I personaggi te li facevano in ultra, mega, super dettaglio, eccetera, eccetera. Però il restante, tutti gli effetti, quelli importanti, che comunque danno un realismo e un certo effetto proprio cinematografico in molti giochi, sulla PlayStation 4 magicamente spariscono. Cioè, tutto diventa più limpido, che tanto limpido non è. Ma a discapito di praticamente di un mare di effetti che, non si, che praticamente sarebbero quelli che, se inseriti forzatamente nel gioco, e in alcuni giochi sono stati comunque inseriti forzatamente, rallentano pesantemente alcuni giochi che si vedono sulla PlayStation 4. Cioè, ho notato che in molti giochi, magari che mantengono tutte quelle caratteristiche che mettono anche sull'Xbox, sulla PlayStation 4 ci sono, ma quando ci sono, in quel momento rallenta il gioco. O magari scaletta o fa, dice, ci sono certe imperfezioni che non ci sono nella stessa versione dell'Xbox. E queste sono delle gran cavolate. Perché la PlayStation 4 le potenzialità ce l'ha, però là i giochi non vengono sviluppati a pieno potenziale, vengono depotenziati costantemente. Mentre ho notato invece che sull'Xbox quei giochi che hanno messo, alla fine cioè, hanno rispettato le potenzialità che c'ha quella console e li prende a pieno. Cioè, viene sfruttata a pieno. La PlayStation 4 viene sfruttata per metà, l'Xbox viene sfruttata tutta. Ora, ho notato il nuovo fantastico Uncharted, quello che è uscito sulla PlayStation 4, eccetera, eccetera. Perfetto. È perfetto, è perfetto, e te lo fanno pagare 75 euro perché tanto perché è esclusiva, quindi di conseguenza mettiamoci un prezzo più alto del dovuto, perché effettivamente 69,90 euro, cavolo, sono pochissimi. Sta parlando naturalmente lui che è un sonaro, lui ha tutte le console E io ce Sony. l'ho tutte le console PlayStation, Non ha però nemmeno una della Microsoft. no, della Microsoft no, ce l'hai tu. Però dico, cavolo, anche il prezzo super esorbitante giusto perché è Perché è un'esclusiva Sony, che vuoi? già, perché è Sony, quindi di conseguenza tutte quelle persone che hanno la console Sony sono ricchi, straricchi, sfombati. Come no? Ho notato che c'era una leggera differenza fra la versione che è stata presentata di Uncharted e poi quella che è stata messa in commercio. Entrambi sono bellissimi. Che fate? In che senso? Tony? D'Urso, che fate? Ah, scusate. Alex ha detto, infatti, la nuova PlayStation si chiamerà PlayStation Remastered. Guarda, sicuro, Non mi sicuro, meraviglierei. sicuro, perché già qualche cosa ho letto online, che tutte le nuove console Sony cioè la nuova console Sony che sta facendo, tutti i giochi che gireranno su quella console saranno portati 4K. Quindi, fino a qualche giorno fa avevano detto che era solamente per i video. Ora invece hanno detto che i giochi saranno pure in 4K. Però usciranno anche. Ci fanno la gentilezza di farli uscire anche sulla vecchia PlayStation 4. Solo che avrà una leggera differenza che sarà scalata. O saranno peggiorati. Secondo me saranno peggiorate apposta per quella console. E migliorate stra mega fighe per come dovevano essere.
sulla console nuova. Quindi Sottinteso che l'hardware presentato per la PlayStation 4 Neo non ha una potenza tale da poter gestire i 4K reali e i 60 fps. ti vedrai una fantastica presa per i fondelli in 4K. Infatti si parla di un 2K scalato a 4K. Sì, quindi ti dovrai comprare un bel televisore 4K. La console che hanno detto che il prezzo si aggirerà intorno ai 400-500 euro, cioè insomma lo stesso prezzo della PlayStation 4, solo che la nuova PlayStation 4 poi te la tireranno in faccia, questa qua invece avrà lo stesso prezzo della 4 che aveva in precedenza, quindi un prezzo, diciamo, è una presa per il culo. Che vuoi, Sonia? Però va bene, avrai questi fantastici 4K e la possibilità di metterti un casco spaziale in testa e vedere finalmente i giochi che ti sbattono letteralmente in faccia. Meraviglioso, cioè non si può dire niente in proposito. Peccato che quel casco d'astronauta te lo dovrai comprare ed è sarà solamente per la console PlayStation 4. Metti che vorrei sfruttare questo stesso casco sul computer, te lo spara in faccia. Ah, aspetta, hai bisogno solo del casco? No, la PlayStation 4 normale avrà tutta una specie di grande mega supporto che dovrei comprare a parte. La PlayStation 4 dovrai comprarti il Io. casco Neo, dovrei comprarti il casco e tutti i vari accessori, piriperi e vibratori vari. E quindi di conseguenza Elia, siamo sempre rapper. l'offshoof vibratori, nel senso che anche i sensori di vibrazione della sedia, perché ovviamente non puoi non avere un In vibratore. pratica dovrei comprarti la PlayStation Cam, dovrei comprarti due PlayStation Move per poter muoverti e Oh, se non avevi sono vendi comprati tutti quelli della assieme. PlayStation 3, perché il Move c'era per la PlayStation 3, ovviamente ti dovrai ricomprare quello della PlayStation 4, perché quelli là non servono più a nulla. Che li sfruttavano sì e no, cioè 3-4 giochi? Quindi, Aiuto, mi insomma, strozza. l'hanno presentato come una cosa carina il PlayStation Move, ed era carino in effetti. Solo che una volta che te lo sei comprato, o lo sfrutti come bacchetta magica di Harry Potter, quindi lo tiri in E faccia a non tua siamo mai riusciti a madre, farlo quando andare. sì, e lo tiri in faccia a tua madre quando entra e fai magica pula, boom, Wingardium Leviosa e vaffanciulo, o se no, semplicemente lo guardavi e facevi che bel cono gelato, o quando si spegneva la lampadina e tu facevi bella una torcia. Mai dimenticarsi la strip di Gamer Girl, dove c'era quelli che l'aveva scambiato per un altro tipo di giocattolino. A proposito di vibratori, infatti. Però, come al solito, le cose che tu compri sulla PlayStation 3 non funzioneranno mai sulla 4, perché ovviamente la 4 avrà cose molto sensori più potenti, eccetera, eccetera, quindi via. E quindi tu ti compri questa serie di cose molto poco costose, perché hanno detto che in compenso 399 rispetto a quelli del computer, eccetera, eccetera, saranno. euro soltanto il visore, poi devi Tu poi devi comprarti i comprare tutto, poi move, aggiungerai una cifra, giustamente quanto la circa PlayStation 4 Neo. 500 euro. Quindi ti comprerai una PlayStation 4 mia che costa 500 euro, o 400-500, in base ancora Vabbè, non la ho. console devi comprare ogni caso. In ogni caso, quindi poi ti comprerai il casco con tutti i vari accessori e alla fine è uscito praticamente i soldi per comprarti un super computer di quelli nuovi. Ne vale la pena? Io sinceramente no, mi sento preso per il culo. Sicuramente sì. Perché? Praticamente stanno lanciando, tra virgolette, una vera e propria nuova console, solo che avrà gli stessi giochi della 4, solo che la 4 li farà schifosi, perché poi svilupperanno meglio sulla PlayStation 4 mia, perché sennò non avrebbe senso di esistere questa cosa, solo per guardarti i film, che i film fino ad ora, i film in 4K non esistono, ti metteranno Beh, in in Blu-ray Italia. in Italia, e cavolo, la stanno vendendo in Italia, quindi no. Più un televisore che 4K costa giustamente molto di più. Che poi se tu non hai un televisore 4K 45 pollici, e dubito che ci saranno persone che in stanza si mettono un 45 pollici, Forse stai parlando del 65 tu. io vorrei mettermi un 45-65 pollici, però solo che praticamente non c'è bisogno, vado al mare ma abbronzo in stanza. Quindi, Hai ricordato il contatore apposta. certo. Quindi io ho un 35 pollici, se mi devo comprare un 35 pollici 4K apposta per la PlayStation 4 è inutile, perché non la sfrutterei mai appieno. Però, sinceramente, mi rompo che qualcuno che avrà il mio gioco che comprerò nuovo a prezzo pieno sulla PlayStation 4, io me lo vedo praticamente cacata, che mi va
lento, che mi si inceppa, che non avrò quei bei dettagli. No, perché loro fanno i megatoni che andrà bene lo stesso, solo con meno dettagli e una risorsa più bassa. Niente. E io vedo poi l'altra persona accanto che mi fa: ma guarda che meraviglia, ma li hai visti quegli effetti? Compri la PlayStation 4 lì allora. Anzi, se rompi ancora le scatole, comprati direttamente un PC e te i giochi su PC che sono ancora più belli. Ma il mio PC da stento regge la grafica della PlayStation 3. Ma tu devi comprare un PC più potente. Sì, loro li prendono come cosi economici, quindi di conseguenza questi qua saranno dei... 79 euro sono economici? No, 500 euro sono economici. Non mi sembrano console molto economiche. Quelle attuali le abbiamo prese a sti prezzi. L'hai? A me, io l'ho preso 380 390 euro, cavolo, non è poco. E alla fine, nel giro di poco, mi fanno una nuova console molto più potente, molto più bella e molto più meravigliosa. La bella le cose mi le fanno girare parecchio. Dopo 3 anni di vita della console per giunta, esatto, perché ovviamente la PlayStation 4 ha meno anni di vita rispetto all'Xbox One. Sono nati assieme, infatti. Più o meno sono nati assieme, però solo che la nuova versione che stanno facendo dell'Xbox, sì, avrà la cosa dei 4K eccetera eccetera, però non sostituisce la questione grafica dei giochi eccetera eccetera, non ha questa competizione con se stessa praticamente. Beh, quasi, adesso ne parliamo. Aspetta, allora qua hanno messo che cosa fate? Parlano dei mega file delle console, le finge del mercato. Alex dice: quando comprerai la PlayStation 4 mio? Arriverà anche Marcus che ti dirà pillola blu. Ah, Morpheus che dirà pillola blu, dimentichi tutto, pillola rossa, entrerai nel fantastico mondo delle fregature. Non prendere la PlayStation 4 mio e fatti una forza, tu probabilmente risparmierai contando tutto quello che devi prendere oltre alla console. Buonanotte. Comunque, no, veramente ti farà Morpheus, pillola blu, praticamente resterai nel mondo del Epic File. Pillola rossa, entrerai nei 4K. Entrerai nel mondo dell'Epic File, ma non lo saprai. No, sarà tutto più bello perché i 4K ti spareranno negli occhi, quindi tu non vedrai niente di queste fregature. Sottinteso che io sono convinto che videogiocare a 4K è la cosa più inutile di questa terra. Ma semplicemente cercheranno di mantenere quei giochi che hanno fatto fino ad ora, solo che finalmente li reggerà davvero. Sì, Elia, però anche se tu hai una console o un computer che giochi a 4K, lasciando perdere teoricamente un televisore lo dovresti guardare almeno a 3 metri per non farti partire gli occhi, però un videogiocatore medio lo utilizza se no a 1 metro, se vedi lo utilizza a meno 1 metro, tu poi non ne parliamo. Non mi vedi che la faccia sembra bella così colorita? Ma se sembra un cadavere? Perché sono lontano dal mio televisore. Dicevo, un televisore 4K secondo me è inutile come quantità di pixel e simili per la qualità di un gioco, perché si è andato a fare la corsa della risoluzione, sempre grazie a Sony, come si è fatto una volta la corsa al gigahertz, una corsa letteralmente inutile. Per dircelo, io ce l'ho più grosso e alla fine i giochi come che erano? Poveri di storia, poveri di contenuti, ma soprattutto... Scusami, però a proposito di... Io ce l'ho più grosso, la Xbox ce l'ha decisamente molto più grosso della PlayStation 4. Sì, lo so, lo scatolo è più grande. Quindi là ce l'hanno vinta la Microsoft in questione di grossezza. Tu ci scherzi, ma lo sai quanto è stata criticata questa cosa? Lo so, purtroppo lo so. Ma non che la PlayStation 4 non sia una specie di scatola di scarpe anche, eh? Non è da meno, è solo leggermente più sottile, ma se la paragoniamo con la PlayStation 3 praticamente ci potevi fare una, come dire, un muro con quelle abbiamo console. Capito. Comunque, la Microsoft lanciò molto male la Xbox One, e questo lo sappiamo tutti. Poi cercò di parare il colpo facendo quello che Sony faceva negli anni precedenti, cioè ascoltare gli utenti. Da qui nacque Xbox Feedback e poi il canale Xbox Preview con tanto di forum dedicato ai beta tester. Questo aiutò tantissimo Microsoft perché seguì molto i consigli. Da lì nacque il famoso compatibilità retrocompatibile, le aggiunte di funzioni e simili.
tra cui una funzione secondo me vitale che mi domando ancora perché la Sony non faccia, la possibilità di utilizzare un hard disk USB 3 esterno dove poter installare i giochi e non tenerli solo con l'hard disk interno. Dicono che nella PlayStation 4 mia questa cosa ci sarà. Ci Quindi mancherebbe. hanno dovuto aspettare i 4K per poter sentire gli utenti. Si devono aggiornare anche loro, secondo Comunque, la Microsoft aggiornò sempre di più il software, cercando di raccogliere più utenti e il gap stesso, ma soprattutto si fece sempre forte del suo network, che è quello che sostanzialmente fa la grossissima differenza tra Sony e Microsoft, dove tutti gli utenti che vogliono giocare seriamente online giocano su una Xbox, lasciando perdere quelli che giocano su PC, non contiamoli in questo momento, e quelli che giocano sulla PlayStation. Il supporto audio, il supporto di velocità, il supporto di ping, il supporto di gioco è molto diverso. Chi è che gioca un gioco FPS serio o un qualsiasi MOFC online seriamente, seriamente per quanto possa essere su console, si intende, sente una grossissima differenza con i server del PSN rispetto ai server dell'Xbox Live. In più, l'Xbox Live si riesce a trovare anche a 24 euro per 12 mesi. Nino ti saluta. Chi? Nino Cacia. Ciao Nino! Ciao. Mentre chi è che ha la PlayStation si compra praticamente sempre a prezzo pieno, se non ricordo male, si aggira sui 50-60 euro il live della Sony. Grosse differenze ce ne sono, sia a livello server sia a livello servizi. Mentre sul live hai almeno 4 giochi gratis al mese, giochi anche AAA. Mentre su Sony i giochi spesso e volentieri sono stupidate, tutte on demand, con licenze che scadono quando ti finisce Per l'abbonamento. carità, qualche gioco buono lo mettono, ma ogni volta, ogni mille mai, cioè pochi, o comunque dei giochi belli ma estremamente vecchi. Cioè, se almeno non hanno un anno di vita o due o un anno e Anche mezzo di quelli vita non li mettono. sull'Xbox Sì, non però, sono di ultimo grido, però però dai. sono, come dire, sono comunque pochissime le volte che mettono un gioco decente su PlayStation, e ricordiamoci che comunque sono costantemente affittati, non sono tuoi forever, ma solamente quando c'è l'abbonamento. Se non c'è più l'abbonamento, quei giochi prende e vengono bloccati. Comunque. Fine. Poi le altre cose comode che hai è che con il Gold hai maggiori scontistiche, visto che Microsoft si è gloriosa, ci dà tanti tanti sconti sui giochi. Cosa che sulla Sony non esiste, anche giochi più vecchi, vecchi di millenni hanno il prezzo pieno. Infatti qua pure Cioè. sulla Microsoft molti molti giochi, anche vecchissimi, hai prezzo pieno e basta. Ma quello perché purtroppo è così. Però almeno loro ti fanno la cosa della scontistica, Ah, cosa boh. che nella Noi Sony abbiamo anche l'unico una sconto che cosa. trovi è niente. Un'altra cosa molto comoda che abbiamo è l'Xbox Rewards. Più giochi, più compri, più sconti. E Sì, anche noi. più cose gratuite hai Più giochi, più anche. compri, più sei povero. Comunque, Punto. Fine. oltre a questo, Microsoft da poco ha rilasciato. Buona A serata. Che che è successo? lui ha scritto ciao. Ciao! Oh, scusate, mi sa tanto che è caduto un attimo la connessione. Vabbè, penso poco. Boh, speriamo niente di serio. Comunque. Da poco Microsoft ha presentato la Xbox One Slim, Xbox One S. Su queste se ne è parlato di cotte di Aspetta, cruda. Cosa? Alex ha scritto Dio, non vedo più. Ma Scusate, per un istante è ora caduta sì, la l'ho avuto un connessione. calo. Con tutto che siamo con la fibra, è sempre Telecom. Comunque. Microsoft ha presentato questa Xbox One Slim, moltissimi commenti dei più disparati, incluso le grandissime cavolate, tipo la serie che dovrebbe essere più potente. Che sia più potente o meno cambia veramente poco, perché Microsoft ha presentato quello che si può dire essere la mossa finale contro tutto quello che può essere un hardware diverso. In pratica Microsoft con Xbox Live e soprattutto con il Play Anywhere ha detto basta, i giochi saranno per Xbox, qualsiasi essa sia, e anche per PC. Nel senso, compri un gioco sulla Xbox One, Xbox One S o sulla futura Scorpio,
Potrei giocarlo sulla Scorpio, sulla S, sulla normale e sul PC. L'unica cosa che cambia, essendo quasi sempre lo stesso eseguibile, la scalabilità in base all'hardware. Perciò, quando uscirà una console più potente, come la Xbox One Scorpio, che sarà a tutti gli effetti una next gen, il gioco girerà anche sulla vecchia Xbox One. Se uscirà una next gen, cioè una Scorpio futura, questo gioco girerà sul computer, girerà sulla Scorpio, girerà sulla S, girerà sulla One. Naturalmente la One perderà il suo supporto tra 4-5 anni, forse anche di più, come è normale che sia, quando praticamente la generazione dell'Xbox One sarà considerata troppo obsoleta per le richieste di quel momento. Insomma, la stessa cosa che ha fatto la Sony, che praticamente ha tagliato i ponti fino a PlayStation 3, tu potevi ancora giocare alla vecchia PlayStation 1. Ma non potevi. Le prime console PlayStation 3 potevano anche far girare qualche gioco della PlayStation 2, incredibile. Però poi l'hanno sostituito con quello che non ti fa più girare niente, ma solo i giochi della PlayStation 1. Con l'arrivo della fantastica PlayStation 4, praticamente la PlayStation 4 non legge un cavolo a parte i giochi della PlayStation 4, quindi è stato un passo in avanti assoluto, perché tranquillamente poteva fare girare i giochi della PlayStation 3, visto che sono tranquillamente acquistabili sullo store della PlayStation 4. Puoi giocare tranquillamente i giochi della PlayStation 2, visto che sono tranquillamente acquistabili sulla store della PlayStation 4. E la stessa cosa per quanto riguarda i giochi della 1, solo che quando tu li ficchi nella console invece non li puoi giocare, mentre se tu li acquisti, cavolo se li puoi giocare. Quindi, se la console li fa girare, perché non farli comunque leggere, o comunque far leggere i CD in modo da poter scaricare quei giochi, piuttosto che continuare a comprare lo stesso gioco almeno 5-6 volte? Disse colui che c'ha 3 volte lo stesso Final Fantasy. Quelle solamente perché sono fan di quelle serie, punto e basta. Ma dico, non mi vado a ricomprare tutti i cavoli di giochi che ci sono solo perché non me li posso far girare sulla PlayStation 3. Andiamo a contare quanti Final Fantasy hai ricopiati? Tu non contare i Final Fantasy, conta gli altri. Gli altri non ce Ok, l'ho. Tutto i il resto. Kingdom Hearts? Kingdom Hearts, quello che fa Final Fantasy, Kingdom Hearts, sono sempre quelli là. Punto. Lara Croft? Ma tu mi tocchi quelli che praticamente ho io le statuine, tutte le collezioni che tu vedi nella mia stanza. Quelli non li contare. Di Conta sicuro. quelli che ho negli scaffalini normali. Punto. Quelli che sono in esposizione. Dicevo. Comunque, la Microsoft ha pensato bene di sfruttare il fatto che il loro processore oramai è un processore standard PC, un X86. Dicendo così, hanno unificato tutto in un unico grande Li blocco. possono usare contro di me perché veramente mi hanno fatto girare talmente le scatole che ho la PlayStation 4, la PlayStation 5 Elia! da qualche parte che gira e gira e rigira e gira e mi fa girare però finalmente tutti i giochi. Tutti! Alt, perché la Sony ha detto che forse non ci sarà una PlayStation 5. Grazie perché ha fatto questa PlayStation 4 mio. Che sarà la PlayStation 4 mio, quindi Comunque, abbiamo fatto l'unificazione di tutte le una formatina. Xbox e del PC, molti la vedono come una cosa negativa. Sinceramente, io non la vedo come negativa. Io Perché neanche. se io voglio giocare. Tanto per dire, prendiamo il primo esempio, il Quantum Break. Voglio giocarmi Quantum Break sulla Xbox perché voglio rilassarmi sul divano. Bene. Se ho i soldi, mi sono comprato un computer molto potente, abbastanza potente, decentemente potente per poter far girare bene i giochi su PC, me li giocherò su PC. Se me lo compro sulla Xbox, ce l'ho anche su PC, cosa che normalmente non avrei. Se lo compro sulla PC, ce l'ho anche sulla Xbox, ci gioco su entrambi. Questa è una cosa molto positiva. In più, col discorso degli eseguibili universali, potrò avere anche i programmini stupidi sull'Xbox One. Ricordiamoci che Xbox One ha fatto molta della sua fortuna grazie a quello che la Sony sembra abbia snobbato con la versione PlayStation 4. Praticamente tutti quei giochi fatti da utenti esterni, non da ditte famose, non da software house conosciute. Che ho giocato alcuni di quei giochi che sono quasi più belli di quelli di marche famose. Ricordiamone uno su tutti, Ori e The Blind Forest. Quello lì è uno dei giochi che ha fatto molto, e non è il solo.
C'è una cosa che tu sulla Sony tu puoi giocare la Elia, PlayStation? basta, dai, No, su. no, veramente, c'è la possibilità di giocare in remoto sulla PS Vita, che è la PS Vita. Una console Qualcuno la fiamma accesa. conosce, penso, dai. È quella famosa console che hanno fatto uscire e ucciso, praticamente, rendendola utile quanto un telecomando poggiato su un tavolo. Però hai la possibilità di giocare il remote play sulla console portatile. Quindi tu magari stai guardando la televisione, arriva tua sorella, ti rompe le scatole, quindi tu prendi la PS Vita e ci giochi. Ecco, l'avrà sentita sì e no due volte. La PS Vita tu ci puoi giocare tranquillamente, solo che ovviamente la mancanza dei vari tasti, che ovviamente non c'ha del telecomando, si sente. Però si possono essere sostituiti con vari tasti touch e non touch sulla console. L'unico piccolo problema, che tanto piccolo non è che la PlayStation 4 regge la rete in una maniera veramente ridicola, quindi di conseguenza se la rete della PlayStation 4 è pessima, la riproduzione remota del gioco sulla console è pessima, quindi tu fai un passo, all'improvviso tu ti ritrovi ucciso dal boss, non sai come, non sai perché, ma è successo. Quindi di conseguenza non è stata molto sistemata questa cosa, poi con un aggiornamento è stato un po' sistemato. Ma sempre c'è la scomodità di dover tenere per intanto la PlayStation 4 accesa. Ah, beh, via, scatole, uno streaming. Esatto. Quindi di conseguenza, se ti allontani troppo dalla console, basta, è finita, non prende. Quindi di Anche il conseguenza. remote play dell'Xbox One funziona così, streaming. Se l'Xbox non è accesa, non Dico, vai. ma non è la stessa cosa di quella che ha proposto ora l'Xbox, che puoi giocare allo stesso gioco su diverse cose, non devi essere per forza legato sulla. Loro hanno presentato l'Anywhere, che praticamente tu giochi sulla console, arriva tua moglie, tuo figlio, tuo cugino, un fulmine a ciel sereno, non puoi usare più il televisore, te vai sul computer di casa, continui a giocare dove che avevi lasciato perché hai gli stessi salvataggi, poi caspita, devi andare al lavoro, continui a giocare al lavoro sul cellulare o altro. Però, ripeto, PS Vita è un enorme spreco perché la PlayStation Vita aveva Vai in tantissime. Giappone e ci giochi in Giappone. No, ha delle po tantissime potenzialità. Il problema è che la Sony non le ha dato Sony non la crede nelle visibilità. console portatili per colpa dei cellulari. Ed è strano perché la PSP comunque era una buona console, è stata sfruttata molto. Sì, ma la PSP è nata prima dell'iPhone. Sì, poi sono usciti questi cavoli di cellulare ultra mega potenti, quindi la PS Vita già si è Senti, trovata devo parlare di cavolo di cellulare perché tu ci stai attaccato giorno e notte con quel cavolo di Final Fantasy. sì, però se me lo facevano sulla PS Vita l'avrei giocato lì. Se per questo tu ti sei giocato qualsiasi cosa, basta che c'è scritto Final Fantasy, anche se era sulla lavatrice. Non c'è. Quella di sicuro non è online. Ah, è peccato. Comunque, la storia è molto semplice. Xbox o PlayStation? Semplicemente quello che preferite. Lui mi sa tanto che non la preferisce. Io guarda, se me la danno regalata o sostituita con la mia PlayStation 4 potrei farci un pensierino. Però devo uscire solamente un centesimo. Comunque, sinceramente, la botta finale che si può dare a chi è che ha una PlayStation è: comprati una Xbox che poi ti condivido la mia libreria dei giochi gratuitamente. Anch'io posso farlo. E con chi? Con qualcuno? Con quelli della Sony? Posso condividere i miei achievement inutili che non servono a un cavolo. A meno che tu ti fai qualche sconto con quei cavoli di achievement. Non hai invece. Sì, hai battuto il super boss, eccetera, eccetera. Fallo sapere a tutti. Non ce ne frega niente. Ora me l'ho Dai, fatto dai, tu sapere. almeno sul joypad c'hai il bellissimo multitouch. Sì, che ancora non ho trovato un gioco che lo sfrutti. Forse lo sfrutterà il Kingdom Hearts Dream Drop Distance solo perché è un gioco basato su un gioco del 3DS, quindi di conseguenza useranno il touchscreen per emulare la funzione che aveva sul 3DS. E
Quindi sarà stato utile solamente per questo In bocca al gioco. lupo. Sì. Oppure per richiamare dei semplici menu. Oh, che bellezza, cerchiamo il menu. Vai, è il tasto share che È vuoi. un tasto. Lo puoi cliccare. Toh. Basta. Ma almeno è il tasto E ti share. strisci il dito. E muovi il mouse sui siti internet. E qualcosa del genere. Interessante. Però in compenso la Microsoft ha pensato bene di fare una mossa interessante. Aggiunge il supporto a tastiera e mouse alla Xbox One. Hai Cosa? dimenticato una cosa importante? Cosa? Il telecomando della PlayStation 4 ha quel coso luminoso che si illumina. Non ho mai capito che cosa serve quel coso luminoso che si illumina, scarica la batteria e basta. Io gli ho messo la Scusa, ma non luminosità avevamo al fatto minimo. l'aggiornamento dove lo potevi spegnere. No, non, spegnerlo no, diminuire l'effetto della luce. Punto. Però sai, è utile quando tu magari ti manca la corrente. Sei al buio e cerchi il telecomando. Scusa, ma non serviva per chi è che ha la telecamera, così lui vede l'alzo e l'abbasso del joypad? Ma quello lo vede anche senza la telecamera. E allora che serve? Molti ci mettono il timbrino che praticamente ci puoi fare tipo il coso luminoso di Batman, il coso luminoso di... È un coso inutile. Su Tomb Raider, quando tu accendi la fiammella, fai l'effetto fiammella. Su quanto c'è che sta nuotando ti fa l'effetto tipo blu 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 blu, cambia colore. Ah, e ti fa capire se il tuo joypad è l'uno o il due, perché l'uno c'ha un colore e il due c'ha un altro Capito. colore. È fantastico. Però fa figo. Ma il tuo joypad non... Una domanda che da tanto tempo voglio farti. Ma tu senti differenza tra il joypad della PlayStation 3 e quella della 4? Allora, io forse perché sono abituato al joypad della PlayStation 4 o comunque della Sony in generale, perché più o meno mantiene quella forma a banana. Però dico, però la joypad della Xbox è modestamente grande, spaziosa. Non è quello che ti ho chiesto, però. Però la cosa interessante sono i grilletti che praticamente vibrano e ti danno quella sensazione di quando spari. Quelli della 4 invece ti vibra talmente forte che ti cade a terra il telecomando e basta. Ma ti vibra tutto il telecomando. Là invece c'hai le vibrazioni molto, molto in vari, localizzate in vari punti interessanti. L'ho trovato interessante principalmente per questa funzione. Poi mi hai dato quella specie di cosa joypad che c'ha tasti ovunque, che premo cose impossibili, però Sta parlando dell'elite. dell'Elite sì che è mostruosa. Non la so sfruttare io, tu sicuramente sì, però penso che entrambi i joypad sono io, no? Adatti a chi lo gioca. Io, per esempio, giocando alla Sony sono abituato a quel tipo di joypad. Comunque, io ti avevo chiesto tra il joypad della PlayStation 3 e della PlayStation 4. Ah, scusami. Allora, della PlayStation 3 alla 4 non è cambiato un cavolo. Ma perché stai sempre fuori allo schermo? Perché ho la testona grossa. Se tu c'hai rossa, io che c'ho! Sto scherzando. Comunque, allora, qualche modifica c'è. C'hai i cosi di sopra che praticamente si spaddano, cioè si consumano Pure facilmente. nella 3 si consumavano. Un po' meno. Sulla 3 ancora io mi durano. Sulla 4 io ci ho dovuto comprare i gommini perché mi spaventavo che si consumavano. E infatti Sony voleva rilasciare una console per donne, joypad vibratore, bulbo luminoso. Coincidenze? Io non credo. Anzi, può darsi. Maybe. Codice Adam. La Allora. prossima puntata su Adam. Sì, No, però comunque sicuramente una modifica a livello anche un po' più morbida, cioè con forme più morbide, quelle perché della hanno detto che era PlayStation troppo 4. duro da mettere su. Vaffanciullo. Appunto. Grazie. Dunque, ragazzi, siamo quasi alla fine. Mancano 3 minuti e 58 a questo fine, a questo live. Perciò, Comunque, stringi. sì, comunque io penso che la joypad della 4 sia più bella, stilisticamente. A livello funzionale è praticamente come la 3. Ha solo il coso luminoso che non serve a un cazzo. Ah, il tasto share.
hai testo quello touch. No, 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 share, quelli per condividere su Facebook. Vedo l'utilità. Però va bene, comunque, ha qualche sensore in più, qualche cosa è, hai coso per la funzione del touchscreen, eccetera, eccetera, che è ancora poco sfruttato, si spera che verrà sfruttato per i prossimi titoli. È utile per quando lancia la console, la gioia, così la console lo sa. Puoi E... lanciare No, no, lo lanci un proprio. fanciullo slittando col dito. Ma va bene, comunque, penso che entrambe le console, Xbox e PlayStation 4, siano delle belle console, solo che per il momento ho visto che l'Xbox sia stata più sfruttata dalla Microsoft, mentre la PlayStation 4, chi ha creato la PlayStation 4? La Sony stessa, non l'abbia sfruttata a dovere questa console, ed abbia sfruttato più il suo marchio che effettivamente quello che può fare la console. E sfruttato i giocatori che sono affezionati alla Sony, li sta prendendo leggermente in giro. Io spero che questa cosa cambia più presto, perché sennò molti slitteranno sulla Microsoft. Un'ultima domanda. Tu Sì? che ti sei messo proprio a confrontare le due console con lo stesso gioco, nella stessa posizione, hai mai notato la differenza tra i 1080p della PlayStation e i 900p della Xbox One? Assolutamente no. Cioè, anzi, l'Xbox a livello puramente grafico mi è sembrato molto più carina. Molto più carina per via degli effetti grafici che sono stati sfruttati a dovere su Uno tutte. che ti dimentichi di citare, il motion blur, che non ti fa vedere le linee Esatto, sagomate. anche questo. E soprattutto proprio meno scalettati i personaggi. Da noi si vedono molti scalettamenti grafici, mentre sulla Xbox ho notato invece che sono estremamente puliti. Quindi non so, penso che gli effetti grafici siano importanti e compensino parecchio magari la meno riduzione grafica che ha l'Xbox, ma una miglioria grafica a livello generale. Mentre i 1080 sì, ci sono, ma Non si sa dove. non si sa dove vengono sfruttati, e non li raggiunge mai, quindi di conseguenza No, raggiunge, li raggiunge. Il li problema raggiunge è. raramente. No, li raggiunge perché sono fissi, però c'è il come li Ha diversi raggiunge. cali. Comunque Comunque. ci sono 57 secondi, vi ringraziamo tutti quelli che hanno seguito Grazie per la serata. questa mini conferenza, Sì. speriamo a presto per Alla prossima qualche puntata. aggiornamento. Buona serata a tutti. Ciao ciao! Ciao. Come si spegne? Boh. L'ultima volta si è spento da solo. C'è scritto